Buongiorno a tutti, sono Marco Comagalli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia. Oggi in questo convegno si affronta il problema della cronicità. Secondo noi il problema della cronicità in Regione Lombardia non è stato affrontato nel modo corretto. In effetti la presa in carico, la campagna per la presa in carico del paziente cronico è stata sostanzialmente un fallimento. Poco più del 10% dei pazienti cronici hanno aderito a questa campagna di reclutamento che prevedeva le cooperative da parte dei medici di medicina generale. C'è stata una sostanziale sfiducia da parte dei pazienti ad essere reclutati in questo modo e anche dei medici di medicina generale a dire ai loro pazienti di partecipare a quella che era appunto questa campagna di reclutamento. Il fatto che in 2 anni soltanto poco più del 10% dei pazienti cronici hanno accettato la proposta per poi redigere quello che è un piping, un percorso di cura, evidenzia che c'è stato un sostanziale fallimento. Secondo noi, del Movimento 5 Stelle, la presa in carico della cronicità deve avvenire in modo diverso, deve avvenire sul territorio, quindi con un rilancio di quelli che sono i presidi socio-territoriali e soprattutto deve avvenire con l'utilizzo della telemedicina. La telemedicina che deve essere utilizzata praticamente da nuove figure come possono essere gli infermieri di famiglia. Quindi il paziente cronico deve essere preso in carico dai PREST, deve essere preso in carico dai PREST, all'interno dei PREST ci devono essere gli infermieri di famiglia, ci devono essere gli MMG, la farmacia dei servizi con la telemedicina e poi le visite specialistiche che devono essere fatte nelle strutture apposta. Questo secondo noi è un tipo di organizzazione più efficiente visto che la precedenza è organizzata fino ad oggi. Grazie a tutti.